menopausa non aumenta il rischio di malattie reumatologiche, però molte delle malattie reumatologiche, in particolare alcune forme di artriti, hanno il loro picco di incidenza esattamente nell'età attorno alla menopausa e postmenopausa. Questo è importante ricordarlo. Dopo la menopausa possiamo avere due problematiche essenziali o durante la menopausa. La prima è quella legata a delle malattie autoimmuni come ad esempio l'artrite reumatoide. Le cause dell'artrite reumatoide non sono conosciute, ma quello che noi sappiamo certamente è che fra i 50 e i 60 anni c'è il picco di incidenza di artrite reumatoide, in particolare nelle donne. Perché la prevenzione delle malattie reumatologiche prevede un paio di passaggi essenziali, in menopausa prima e anche dopo, però in menopausa questo è particolarmente importante. La prima cosa è mantenere degli stili di vita salutari, quindi controllo del peso, il mantenimento di un'adeguata attività fisica e soprattutto dei controlli periodici come quelli che sono suggeriti dalle norme di prevenzione in Italia e in Europa. La seconda cosa importante è cercare di seguire anche una dieta adeguata. Dieta adeguata che prevede prevalentemente la dieta mediterranea e quindi l'utilizzo di cibi che hanno delle capacità antiossidanti e ovviamente in quantità corrette per controllare il peso. Il consiglio essenziale che possiamo dare alle donne in menopausa da un punto di vista reumatologico è appunto quello di fare attenzione a eventuali sintomi che possono insorgere in quest'età ed eventualmente far ricorso al medico nel caso in cui questi sintomi diventano persistenti. Parlo di dolori articolari, ad esempio rigidità delle articolazioni al mattino, oppure la comparsa di una tumefazione, un gonfiore di un'articolazione. In tutti questi casi è essenziale sentire il proprio medico. Ovviamente i consigli che davamo prima vanno sempre e comunque seguiti da quest'età in poi, anche se diciamo andrebbero seguiti anche prima.